La via prende il nome dalla presenza. In passato, dai diversi negozi e rimesse di vettura che si trovavano nella strada, particolarmente al numero 66, in angolo con via Mario De Fiori, queste carrozze venivano usate dai forestieri che abitavano negli alberghi e locande della vicina Piazza di Spagna. Nel periodo dell'illuminismo e del romanticismo, molti pellegrini venivano a Roma. Fra questi vi erano anche personaggi di nome, Goethe, Mozart, Stendhal, Shelley, Keats. Nella Roma Caput Mundi, per tanti secoli presidio del cristianesimo, Piazza di Spagna era il punto di arrivo attraverso la Via Cassia, la Flaminia e la Porta del Popolo, e proprio questa portava in Piazza di Spagna. In questa piazza vi erano alberghi, locande, osterie, stalle per cavalli, i parcheggi per le diligenze e le carrozze padronali, come per esempio il calesse di uso comune fino alla prima metà del XX secolo. Il calesse era un veicolo a due ruote per il trasporto di persone, generalmente trainato da un solo animale da tiro. La berlina, che prendeva questo nome perché originariamente era usata a Berlino. La carrozza aveva quattro ruote ed era fornita di ammortizzatori che provvedevano ad attenuare le scosse derivanti dai dislivelli della strada. C'erano inoltre botteghe di caffè, di barbieri, farmacisti, calzolai, guide turistiche, ciceroni, scrivani, ciarlatani e botteghe di ogni genere. Si insediarono rapidamente in questa zona. I ricchi viaggiatori dell'epoca erano una manna per tante nuove iniziative artigiane e imprenditoriali. Le prime ad approfittarne furono proprio le prostitute, attirate da due elementari considerazioni. I viaggiatori erano quasi tutti maschi e spesso soggiornavano a lungo. Inoltre, e soprattutto dalla fine del Seicento, la zona godeva della giurisdizione di extraterritorialità a favore della corona spagnola. L'intero quartiere era sotto la giurisdizione e la protezione della Spagna, che aveva facoltà di escludere ogni ingerenza amministrativa e di polizia dello Stato e della Chiesa. Stante ciò, la Spagna si limitava al controllo della propria legazione e del grande complesso Chiesa Ospizio dei Trinitari Scalzi, anch'esso di sua proprietà. Con 6 paoli si poteva avere una carrozza. Papa Silvestro entra a Roma a cavallo accompagnato dall'imperatore Costantino. I cardinali del Papa nei viaggi e quest'ultimo anche nelle cerimonie del possesso simbolico della città di Roma, cavalcata da San Pietro in Vaticano fino a San Giovanni in Laterano, dove il nuovo pontefice riceveva le chiavi d'oro e d'argento della basilica, usavano cavalcare un cavallo bianco con la groppa ricoperta da una gualdrappa rossa. La lettiga, introdotta a Roma, dice Svetonio, ai tempi di Giulio Cesare, servì ai pontefici così per città come per viaggi. Fu da loro adoperata nei possessi, specialmente nel ritorno, avendo qualche cardinale cominciato a usare la carrozza. Pio IV, nel concistoro del 27 novembre 1564, li esortò ad astenersene. Sisto V nel 1588 dettò le regole anche sul numero e l'uso delle carrozze, ma fu all'inizio del XVII secolo che i cardinali, i prelati ed anche i pontefici le usarono liberamente, ed Urbano VIII concesse alle carrozze dei cardinali i cavalli con i fiocchi ed i ciuffi rossi ai finimenti. La prima volta che si parla dei carrozze nei possessi
e nel 1701 con Clemente XI, che prese possesso andando a cavallo e tornando al Vaticano in carrozza con due cardinali. L'ultimo ad usare il cavallo nel possesso fu Pio VI nel 1775. Nessuno a Roma poteva usare più di due cavalli per carrozze, meno i sovrani, fino al pontificato di Pio VI, che usò una carrozza tirata da sei bellissimi frisoni bianchi e ancora un'altra regalata al Papa nel 1895 dal cardinale Luciano Bonaparte, cui era stata data da Napoleone III nel 1868. Altre carrozze anteriori e posteriori sono conservate nelle scuderie pontificie dopo che Pio XI, all'inizio quasi del suo pontificato, cominciò ad usare l'automobile.